Il 2019 sarà un anno diverso rispetto al 2018. Il 2018 è stato caratterizzato da grande crescita, anche se verso la parte finale qualcosa è iniziato a scricchiolare nel percorso di crescita molto lungo che abbiamo avuto nel ciclo. Sarà un anno caratterizzato da rallentamento del ciclo economico, che non vuol dire recessione. Quindi da un punto di vista di asset allocation, secondo noi va ancora privilegiato l'equity, perché è la fonte di rendimento principale dei nostri portafogli, ma va ancora privilegiato il concetto di diversificazione dei portafogli. È vero che questo concetto nel 2018 non ci ha detto bene, perché il 90% delle asset class hanno perso e quindi la diversificazione di per sé non ha pagato, però bisogna continuare ad insistere, casomai migliorando e perfezionando ancora la diversificazione di portafoglio. Quindi se da un lato bisogna andare a selezionare bene gli asset manager che riescono a essere attivi, e noi siamo tra questi, sia nelle strategie legate all'equity europeo che all'equity emergente e ai global brands a livello globale, faccio l'esempio del nostro Global Prestige, dobbiamo anche andare a guardare a delle soluzioni che ci consentono di avere una gestione dinamica del rischio mantenendo un alto livello di diversificazione, e in questo caso il nostro fondo Rhodes risponde appieno a questo tipo di necessità. Recentemente abbiamo implementato nel portafoglio un livello ancora più alto di diversificazione, inserendo delle strategie che vanno ad approfittare dei rialzi della volatilità sia sull'equity che sui tassi, in modo tale da fornire un ulteriore strumento di difesa ma anche di performance in un portafoglio multi-asset. E questo sta già iniziando a pagare dal punto di vista della performance sia a novembre che a dicembre, dove il mercato è stato terribile e il fondo ha tenuto molto bene, sia all'inizio dell'anno, perché siamo positivi del 2% con una volatilità molto bassa.